Venne in Paris 2014 il nuovo stand visitato italianissimo. Siamo allo stand di Antonio Fiore, che produce i taralli di Puglia, ciò che forse è più richiesto in questa Parigi oggi, presa dai sandwich, dalla pizza, ma anche dai tarallini, perché ho visto tantissima gente avvicinarsi al tuo stand per chiedere informazione sui tuoi prodotti. Intanto, buongiorno Antonio. Buongiorno. Tu sei un volto nuovo per VenninTV.it, a te il microfono, a te la camera, presentati, nome, cognome, azienda e funzione. Allora, sono Antonio Fiore, amministratore della Antonio Fiore Alimentare di Andria, Bari, azienda giunta alla terza generazione, presente sul mercato italiano ovviamente da tanti anni. Per la prima volta ci presentiamo e presentiamo il nostro prodotto qui in questa edizione del Vending Paris. Speriamo, insomma, di contatti ne abbiamo avuti tanti, i parigini sono interessati al nostro prodotto, che ovviamente abbiamo scoperto che non conoscono proprio. Poi, tra l'altro, in questa edizione siamo gli unici a proporre questo prodotto tipico italiano, quindi questo ci fa molto piacere, quindi ci ha dato anche, per così dire, un'esclusiva su questo prodotto. Adesso speriamo che rientrati a casa tutti questi contatti possano concretizzarsi e diventare, trasformarsi in clienti, insomma, del nostro prodotto. Non avere quindi solo dei biglietti da visita da tenere, ma soprattutto trasformarli in contratti di fornitura. Voi siete presenti in Italia in più aziende che si occupano della distribuzione automatica. Realizzate un prodotto con più gusti, se vogliamo. E allora parlacene, presentaci un attimo quella che è la gamma dei prodotti. Sì, noi produciamo il classico tarallo pugliese nel formato piccolo, in confezione monodose proprio per distributori automatici. E ovviamente questo tarallo pugliese classico poi lo presentiamo nelle diverse varianti, quindi sì, declinazioni che sono diversi gusti. Poi abbiamo anni fa voluto proporre qualcosa di diverso e quindi abbiamo sperimentato, abbiamo aggiunto nel processo di produzione del tarallo una tecnica in più, che è quella della lievitazione naturale. Da questa prova sono nati i fragrantini ed è un prodotto molto presente nel vending, molto conosciuto, perché ormai sono tanti anni che lo proponiamo. Tanto da aver superato per richieste la produzione del classico tarallino pugliese. Continuiamo a produrre questo prodotto, l'abbiamo proposto anche qui ed è piaciuto tantissimo, anche perché non è altro che il classico tarallino a cui è stata aggiunta nel processo di produzione, come dicevo prima, la lievitazione naturale, che lo rende sicuramente più leggero, più digeribile, molto più friabile. E questo piace molto alla gente, soprattutto perché nel nostro prodotto quello che apprezza moltissimo è la friabilità. Infatti preannuncio anche che fra un paio di mesi circa presenteremo la nuova immagine, perché abbiamo la classica confezione da 40 grammi, quella presente soprattutto nelle macchinette di tutta Italia, e abbiamo pensato, anche per essere in linea con i tempi, di rinnovare l'immagine, quindi stiamo portando un restyling a tutta la gamma dei prodotti, sia destinati al vending che destinati alla GDO, per rinfrescare un po' così l'immagine. E oltre a questo proporremo delle varianti di gusto nuove, novità in senso assoluto, che presenteremo forse nelle prossime edizioni probabilmente del Venditalia e le fiere che ci saranno a seguire. Voi quindi sarete presenti a Venditalia 2014 con i vostri prodotti, ma soprattutto con questo nuovo packaging. Esatto. Sì. Puoi darci un'anticipazione, puoi dirci come sarà fatto o ci lasci proprio la sorpresa? Abbiamo affidato lo studio la nuova immagine a un'importante agenzia pubblicitaria italiana che lavora molto nel food, quindi hanno molta esperienza alle spalle e si servono di... oltre che di ricerche di mercato, quindi noi cerchiamo di personalizzare, di ricondurre quanto più possibile l'immagine del tarallo pugliese alla nostra azienda,
anche perché abbiamo anni alle spalle e il nostro prodotto è presente nel vending veramente da tantissimi anni. Quindi un'anticipazione può essere quella, che le confezioni avranno un look diverso, un'immagine diversa, modificata anche nelle dimensioni e con l'aggiunta di nuovi gusti più in linea con i tempi, gusti un po' più leggeri, soprattutto perché il sacchetto che si vende nel distributore automatico viene consumato per strada, quindi deve avere anche un aroma leggero, appetibile, non deve annoiare il consumatore che lo acquista sempre. E quindi da questa diciamo ricerca sono nati nuovi gusti che sono ancora in fase sperimentale, però sicuramente entro maggio li proporremo. Posso dire che tra quelli ci saranno delle novità con le verdure, con gli ortaggi, magari gusti un po' più leggeri. Non svelarci altro, lasciamo un attimo di suspense anche per tutti gli amici che fanno parte della filiera della distribuzione automatica e che avranno modo di vedere di persona e assaggiare naturalmente con il proprio palato quelle che saranno le primizie, le novità presentate a maggio nella 4 giorni milanese dedicata alla distribuzione automatica, la Fiera delle Fiere Venditalia 2014. Antonio, grazie, è stato certamente un piacere poterti presentare per la prima volta davanti agli schermi di VendingTV.it. Ti invito dunque a salutare gli amici che sono dall'altra parte e invitarli poi al vostro stand. Sì, vi ringrazio per il tempo che avete dedicato, insomma, ad ascoltare questa intervista, e quindi spero che potremo vederci in occasione del Venditalia a Milano, in modo tale da potervi presentare le prossime novità. Certamente sì, noi durante le fiere andiamo a documentare tutto ciò che viene presentato per poter dare informazione completa e imparziale a tutti i nostri spettatori. Fabio Russo per VendingTV.it insieme ad Antonio Fiore della Antonio Fiore Alimentare, produttore di taralli di Puglia, che vi dà appuntamento al prossimo servizio. Seguiteci perché abbiamo ancora tantissime cose da mostrarvi.